pillole di Non Solo Suoni Christmas Edition. Anche a Natale la storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, eccoci nuovamente insieme e siamo ad una nuova puntata natalizia per cercare di tenervi compagnia in questo periodo così particolare. Questa volta, oggi, si tratta di una canzone che abbiamo scelto appunto per voi in queste giornate di festa. Si tratta di That's Christmas to Me dei Pentatonix. È anche il nome di una traccia che dà il titolo a un album discografico natalizio proprio del gruppo specializzato in canzoni, esecuzione a cappella, gruppo americano, e con un album che è uscito nel 2014. I Pentatonix, dunque, o abbreviati PTX, sono un gruppo vocale a cappella, come dicevamo, vincitore di 3 Grammy Awards. La scelta del nome intanto va spiegata, perché deriva, lo ricordiamo, dalla scala pentatonica formata da 5 note che rappresentano appunto le loro 5 voci ed estensioni vocali così diverse. In fondo al nome della scala ecco che la band decise al momento della formazione di aggiungere una X per rendere più pronunciabile, insomma più dolce e accattivante anche il nome proprio del gruppo. Il repertorio della formazione americana è essenzialmente pop, ma senza escludere anche il reggae, il dubstep, l'electro, l'hip hop e la musica classica. Tra le canzoni del repertorio ci sono molte cover, ma anche medley e dei mashup. Il successo è legato soprattutto alla partecipazione alla terza stagione del talent show americano The Sing Off, dove il gruppo, formato da 3 amici di infanzia, sbarcò e ottenne appunto enorme visibilità. A farne parte, infatti, erano inizialmente Scott Richard Owing, Kristen Taylor Maldonado e Mitchell Kobe Michael Grassi, quest'ultimo pianista controtenore di origini italiane, come si capisce dal nome. Tutti nati tra il 1991 e il 1992, dunque molto giovani, residenti ad Arlington, in Texas. Dopo una serie di concorsi e anche una bella gavetta, ecco che su YouTube catturarono l'attenzione grazie ad una cover eseguita a cappella del brano Telephone. Poi si aggiungeranno altri 2 componenti alla band ed ecco che sulla scia della notorietà man mano acquisita è arrivato per loro anche il primo contratto importante con la Sony Music e il primo album, uscito il 26 giugno del 2012, quindi quando insomma tutti i componenti erano più o meno ventenni. E un album, questo appunto con la Sony Music, che ha raggiunto già nella prima settimana di pubblicazione un numero di circa 20.000 copie vendute. Sempre nel 2012, il 13 novembre però, ecco che hanno pubblicato il loro secondo EP dal titolo PTX Christmas, insomma abbreviato, con una serie di canzoni natalizie. L'uscita del disco è seguita alla pubblicazione anche su YouTube del singolo Carol of the Bells, quindi anche questa è una canzone a tema natalizio. E questa esperienza, che andò molto bene in termini di riscontri, ecco che sarà ripetuta 2 anni dopo con il disco che contiene anche la nostra hit di oggi. L'album è stato certificato oro dalla Recording Industry Association of America, quindi la RIA, e il video che accompagna la pubblicazione del disco natalizio è quello del singolo White Winter Hymnal. L'album è arrivato a scalare le classifiche, ad aggiudicarsi anche il premio disco di platino, e tra le classifiche ecco che ha scalato anche quella dei migliori dischi natalizi. La canzone That's Christmas to Me è appunto la traccia numero 1 e a questa vi vogliamo lasciare perché possiate gustarla in questo clima natalizio così giusto.